Silhouette Third Agency presenta Cinemania, il futuro del cinema tra sala e filmmaker. Cinemania, il cinema raccontato da chi fa cinema e non solo. Un programma di Enzo Stroscio e Lucio Di Mauro, in onda tutti i venerdì e in replica sabato e domenica alle ore 21 su Globus Television, canale 819 in tutta la Sicilia. Seguici in diretta anche in streaming nella pagina Facebook Globus Magazine e su www.globusmagazine.it/video. Conduce Lucio Di Mauro. Cinemania, l'accendi e ti accende. Sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, can't be wrong. Rocking and rolling all week long. These days are what you command. These days are mine. Hello sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all I can. Addio a Erin Moran, la Jeune di Happy Days. L'attrice resa famosa dalla popolarissima serie TV degli anni 70 e 80 è morta all'età di 56 anni. Moran, originaria della California in Happy Days, era la sorella più piccola di Ricky Cunningham, il migliore amico di Fonzie, interpretato da un giovanissimo Ron Howard. Il suo volto sorridente è rimasto scolpito nel nostro immaginario e da lì non si è mosso. Non è invecchiato, fissato in un limbo di eterno presente che non passa mai. Da tempo i suoi non erano più giorni felici. 5 anni fa, complice una vita fatta alternativamente di alcol e droga, si era ritrovata senza soldi e anche sfrattata dalla sua villa in California e costretta a vivere in un camper, in un campeggio per roulotte. Finisce così questa parentesi a questa grande attrice che ovviamente per tanti è stato un bel tuffo nel passato rivederla in Happy Days. L'omaggio di Cinemania è a questa attrice. E adesso a questo punto siamo prontissimi con il sommario. In questa puntata di Cinemania abbiamo iniziato con l'omaggio a Gianni Boncompagni. Ospiti in studio Giusy Napoli, showgirl, danzatrice orientale, ballerina di burlesque. Per quanto riguarda i collegamenti esterni, da Milano Claudio Pofi con la finestra sulle ultime novità nel campo cinematografico digitale. Andando avanti ancora il consueto video curato da Jack e Vale, ovvero Il Matricomio. E infine intervista in esclusiva con l'attore Flavio Bucci. E adesso sigla! Silhouette Third Agency presenta Cinemania, il futuro del cinema tra sala e filmmaker. Cinemania, il cinema raccontato da chi fa cinema e non solo. Un programma di Enzo Stroscio e Lucio Di Mauro. Conduce Lucio Di Mauro. Buonasera, bentrovati. Questo è Cinemania, il cinema raccontato da chi fa il cinema e non solo. Le puntate ovviamente si seguono.
se fra poco entreremo nel vivo del cinema grazie ai vari festival che ci sono in tutto il mondo, perché avremo il Festa di Cannes, Festa del Cinema, speriamo che quest'anno ci sia dopo tutta quella bagarre che sta succedendo e in corso ancora, però noi seguiremo ovviamente il cinema, anche quello nostrano. E intanto sempre grazie per i tanti ascolti, vi ricordo che questo programma va in onda sul canale 819 del digitale terrestre Globus Television oppure su www.globusmagazine.it/video. E poi ovviamente la puntata viene ancora vista, rivista, enfatizzata sui social network, su Facebook, sulle nostre pagine di Cinemania. Parliamo subito con il nostro ospite, è un ospite graditissima perché parleremo di qualcosa di particolare, molto passionale, sofisticato, perché no, molto sensuale. Voglio presentarvi Giussi Napoli. Grazie Giussi, buonasera. Buonasera, grazie a te. Allora, io dico, Giussi Napoli, fai teatro cabaret, fai burlesque, sì, fai danza orientale, cioè un po' di cose che sicuramente orbitano nel cinema e non solo. Dato sì, il teatro, volevo farti la prima domanda particolare, dato che è programma di cinema, il tuo rapporto con il cinema qual è? Sì, io amo il cinema, soprattutto però sono diciamo diretta più sugli spettacoli, sui film comici o i classici cinepanettone di no. Quello no, una comicità più intelligente. Più italiana o estera? No, italiana. Benissimo. Allora, intanto parliamo, questo teatro cabaret, come nasce questa passione con il teatro cabaret? Nasce tanti anni fa, ero bambina e amavo fare teatro, amavo recitare, certo il cinema era una meta molto lontana per me vivendo qua in Sicilia, però poi piano piano dopo un po' sono entrata grazie a un amico a fare teatro e da lì ho continuato per 18 anni poi qua non... a fare teatro. Comunque allora invece parliamo della danza orientale, perché un'altra branca, un'altra tua, sì, tua professione che ovviamente si ramifica, la sua danza orientale, anche questo sì, ci vuole molta scenografia, sì, molto studio. Sì, è la danza orientale è una cosa che si sente dentro. Io già quando sento musica orientale mi viene di ballare in mezzo alla strada. No, comunque ho avuto un bravissimo maestro, un grande maestro. Mi sono un po'... Benissimo, tu ovviamente hai una scuola di non soltanto di tutte queste attività, ma soprattutto burlesque. Burlesque, sì, perché sono stata la prima a portarlo a Catania nel 2009, ho studiato a Roma, è un'arte che è molto particolare e insegno anche. Quindi mi appoggio a una scuola. Benissimo. E allora, con Giussi e Napoli parleremo ancora di burlesque, parleremo ancora di danza orientale e tutt'altro sicuramente che orbita attorno a questa attività. Per adesso abbiamo la rubrica Adesso al cinema. Partiamo. La tenerezza. Lorenzo è un anziano avvocato appena sopravvissuto ad un infarto. Vive da solo a Napoli, in una bella casa del centro. Da quando la moglie è morta, e due figli adulti, Elena e Saverio, si sono allontanati? O è stato lui ad allontanarli? Al suo rientro dall'ospedale, Lorenzo trova sulle scale, davanti alla propria porta, Michela, una giovane donna solare e sorridente, che si è chiusa fuori casa, cui l'avvocato dà il modo di rientrare dal cortile dal suo retro, che i due appartamenti condividono. Quella condivisione degli spazi è destinata a non finire. Vediamoli insieme. È stanco e quando è stanco gli saltano i nervi, ma prima starci male è lui. Penso che nella vita tutto quello che facciamo è una scusa per farci volere bene. Ritorniamo in studio con Giussi Napoli. Allora, il burlesque è un genere di spettacolo satirico che nacque in Inghilterra nel XVIII secolo
e acquisì durante l'Ottocento caratteristiche più comiche e parodistiche. Importato negli Stati Uniti, dove venne molto apprezzato, lo spettacolo, a causa delle molteplici trasformazioni, era composto da caricature, canzoni e danze di ballerini, col tempo sempre più svestite, che eseguivano anche addirittura degli spogliarelli. Già allora era già qualcosa. Quindi, col passare del tempo, il burlesque ha perso il suo elemento caricaturale, divenendo sempre più simile al varietà. Ed è questo quello che tu, per certi aspetti, fai. Sì, infatti è un varietà. Un varietà di cabaret in cui tu, tramite l'interpretazione di un personaggio e mimica facciale, movimenti e musica, interpreti un personaggio anche comico, ironico, sensuale, tutto questo, tutto insieme. Effettivamente c'è questa, le donne che poi ovviamente piano piano si svestivano proprio per catturare già allora. Ma sempre non proprio svestire del tutto, perché sempre si attenevano alle regole di quell'epoca. Infatti negli anni 50, fine anni 50 è finito il burlesque, hanno chiuso tutti i teatri di burlesque. E ora adesso invece a Catania tu come ti stai muovendo a livello proprio di burlesque? Ma serate a tema, o compleanni, o matrimoni. Addirittura matrimoni con burlesque? Sì, sì, ho fatto anche un matrimonio con burlesque. Bellissimo. Ho fatto un matrimonio. Senti, invece la tua scuola, tu ovviamente... Non è la mia scuola, mi appoggio in una scuola. Ti appoggio in una scuola, sì, chiaramente, sì. Però tu sei insegnante di burlesque. Sì, cioè, sì, sì. Quindi sì, chiaramente sì. Cerco delle ragazze, delle persone che sì, piace. Sì, perché la mia, diciamo, il mio desiderio è fare, realizzare un musical a fine anno, diciamo, tra virgolette, scolastico, un musical anziché il solito saggio, una sorta di festival, di musical, come si può chiamare, di burlesque. Quindi, per contattarti cosa bisogna fare? Se qualche ragazza vuole un attimo contattarti? Cosa? E il numero di telefono. Oppure c'è un sito, c'è una Facebook? C'è la pagina Facebook, sì, che è Ladies Elite Burlesque. Perfetto, quindi qualcuno ti può contattare, che sì, chiaramente sì, si vuole avvicinare. Sì. Allora, per vedere effettivamente quello che la nostra Giusy ha preparato, abbiamo un video da mettere in onda, lo mettiamo subito in video, questa clip, più che altro è un contributo video, grazie alle riprese e montaggio di Ren Garbine. Vediamo il burlesque di Giusy Napoli. Thank you.
Abbiamo visto belle cose sicuramente di cosa c'è spiegato visivamente, abbiamo spiegato un attimo visivamente il discorso un po' del burlesque. Ovviamente abbiamo fatto dentro questa scuola, ricordiamo che c'è questi corsi che sono aperti, non so, ma dovete sapere che anche la Giusi Napoli, che è un vulcano, ha anche un centro benessere. Sì. Diciamo dove? Centro magari olistico, diciamo, più che benessere, perché sono olistico, io certo. Mi definisco operatore olistico. Operatore olistico. Sì. In cui eseguo 15 tecniche di massaggio diverse, anche orientali, anche rituali antichi, perché per me è un'arte. Certo. Come tutte le cose che faccio, è un'arte anche questo. Che è un momento di rilassamento, un momento di concentrazione. È anche un mondo magico. È un mondo magico. Me, sì. Tutta la magia è del teatro, della cinematografia, del burlesco, ovviamente della danza orientale, ovviamente tutto sta attorno a Giusi Napoli. Sì. Vuoi ricordare dove la tua... Sì, io sono in via Caronda 154 Catania. Benissimo. A questo punto ci fermiamo ancora una volta con Giusi Napoli, abbiamo un collegamento, il mai consueto collegamento con Milano, con Claudio Pofi, che ci parla delle ultime novità in campo cinematografico digitale. A te Claudio. Ciao Lucio, ben ritrovati a tutti da Claudio Pofi. Allora iniziamo questa puntata dedicata a al cinema digitale, al cinema in casa, con un film di fantascienza. Il titolo è Passengers, film realizzato recentemente, uscito recentemente nelle sale, realizzato dal regista Morten Tildum, regista conosciuto per lo più per l'opera precedente del 2014, The Imitation Game. È un film che ci racconta una storia davvero molto particolare, la storia di Jim, di questo personaggio interpretato dal bravissimo Chris Pratt, che si trova su un'astronave, si trova su questa astronave assieme ad altre 5.000 persone, sono tutte in stasi criogenica, stanno dormendo, perché questa astronave partita dalla Terra si sta dirigendo verso un pianeta davvero molto lontano, un viaggio che richiede a questa astronave circa 100 anni. Purtroppo la camera all'interno della quale si trova lui ci sono delle problematiche tecniche, lui viene risvegliato in anticipo di circa 90 anni e si ritrova da solo, naufrago su questa nave, su questa astronave, non può svegliare il comandante, non può svegliare gli ufficiali, si trovano in una cabina che è praticamente irraggiungibile, inutile svegliare il resto dell'equipaggio, impossibile mandare un segnale di soccorso, perché occorrono davvero decenni per riuscire a inviarlo sulla Terra e a riceverne poi successivamente la risposta, impossibile invertire la rotta. A un certo punto Jim, in preda alla solitudine, prenderà una scelta davvero drastica, deciderà di svegliare Aurora, un altro passeggero di questa astronave, una donna, anche lei in stasi criogenica, che viene svegliata, lui ne rimane particolarmente incuriosito prima ancora di svegliarla per la bellezza esteriore di questa donna, ma anche perché rimane affascinato da alcuni interventi dei video che lui scopre di questa donna, che risulta poi si scopre essere una scrittrice in cerca di nuove idee, in viaggio anche lei verso questo nuovo pianeta, un pianeta del tutto simile alla Terra, dove la vita può ricominciare. Entrambi si ritroveranno naufraghi su questa astronave diretta verso questo pianeta, che molto probabilmente non riusciranno mai a vedere, perché loro sono già in età adulta, perché l'astronave occorreranno ancora circa 90 anni prima che giunga a destinazione, e prenderanno
delle decisioni coinvolgeranno tutta l'astronave, anche perché l'astronave ha dei problemi, delle problematiche tecniche che entrambi saranno chiamati a risolvere. Un film molto coinvolgente, un film davvero molto particolare, uscito in home video grazie a Sony Pictures Home Entertainment. C'è cioè il DVD, il Blu-ray, soprattutto la versione 4K, che è questa qua, che è appena uscita in distribuzione. Un film davvero molto importante dal punto di vista tecnico, perché è stato girato a una risoluzione di 6,5K, il master da cui deriva questo stesso disco che state vedendo, la versione 4K qui di fianco a me, è proprio un master 4K, un disco che dal punto di vista delle immagini è per il 95% a livello davvero di riferimento quanto a resa complessiva. Ci sono alcuni piccoli momenti in cui risultano alcune problematiche sugli incarnati, sui visi, sulle labbra, c'è un po' di rumore che tende a disturbare il risultato complessivo, che risulta comunque, rimane comunque altissimo. Per il disco 4K purtroppo abbiamo una traccia Dolby Digital multicanale in italiano, va sicuramente meglio per l'inglese con una traccia Dolby Atmos, mentre il disco Full HD in 2K, incluso nella confezione 4K, è un disco che per quanto riguarda le immagini è pressoché da riferimento anche lui, mentre abbiamo, per almeno in questo caso, per l'audio, due tracce DTS ad alta risoluzione, sei canali, italiano e inglese, sono entrambe da ascoltare. Ci sono numerosi extra per approfondire un po' i segreti della lavorazione, scoprire le varie problematiche che si sono generate durante la produzione di un film così importante, così complesso nella sua realizzazione, e tra cui ad esempio anche scene eliminate, errori sul set, insomma vari capitoli per scoprire un po' i retroscena della lavorazione di questo film. E può partire col tributo video. C'è qualcuno? Rispondete! Tu sai che sta succedendo? Ci siamo svegliati troppo presto, 90 anni prima del previsto. Non è possibile. Dobbiamo tornare a dormire. I comandi, i motori, non c'è modo di accedere. Sta succedendo qualcosa. Quindi siamo prigionieri su una nave che affonda. Ci sono altre 5.000 persone. Dobbiamo trovare una soluzione. Ora. Non è stato un incidente. C'è un motivo per cui ci siamo svegliati prima. Seconda proposta per questa settimana, cambiamo decisamente genere, siamo in ambito noir, parliamo di un film non particolarmente recente, realizzato nel 1989 da Abel Ferrara, parliamo di Cat Chaser, Oltre ogni rischio, un noir, come dicevo, che è anche il mio personalissimo omaggio a un attore, il grande attore cubano Thomas Millian, recentemente scomparso. Questa è una delle opere minori a cui ha partecipato, minore sicuramente non per me, film che tra l'altro ho avuto la fortuna, ebbi la fortuna proprio in quegli anni di vedere nelle sale. Una storia come tante, però girata con buona mano dal nostro Abel Ferrara. È la storia di George, di questo ex soldato dell'esercito americano che si è ritirato a vita privata, conduce, è il conduttore di questo piccolo alberghetto a Miami, in Florida, decide di tornare in Repubblica Dominicana per incontrare una donna, ma per ringraziarla dell'aiuto che questa donna gli diede quando lui era un soldato. E in realtà poi finisce per ritrovare un'altra donna, una donna molto importante, ecco la quale è Kelly McGillis, una donna che si chiama Mary, che è la moglie di un generale, un ex generale del Dominicano, che un criminale che non ebbe in passato alcun tipo di remora nel torturare le persone, un affarista,
un uomo dal cui questa donna si vuole assolutamente separare proprio per seguire la vita, iniziare una nuova vita con George, con questo quest'uomo americano di cui si è innamorata. Il contratto prematrimoniale tra questo ex generale e la moglie prevede che nel momento in cui i due andranno a separarsi, nel momento in cui ci sarà un divorzio, lui dovrà versare a lei 2 milioni di dollari, soldi che fanno ovviamente gola a molte persone, e da qui si scatenerà una catena di omicidi e per la neocoppia a riuscire a sopravvivere non sarà sicuramente una cosa facile. Il film Cat Chaser, Oltre ogni rischio, tratto da un romanzo di uno scrittore molto importante e molto amato, lui è Elmore Leonard, che tra l'altro collaborò all'epoca alla realizzazione anche realizzazione della sceneggiatura. Nel ruolo, come dicevo, femminile principale c'è Kelly McGillis che ricordiamo sicuramente, interprete Hamish in Witness, il testimone al fianco di Harrison Ford, e il nostro personaggio maschile principale invece è Peter Weller, il famosissimo attore, famoso comunque, diventato famoso per la saga di Robocop, quella originale, quella iniziata da Paul Verhoeven. Cat Chaser è sicuramente un film nella media non particolarmente esaltante, però proprio per la presenza di Thomas Millian e tutto sommato di un film che all'epoca fece parecchio scandalo, venne bollato come una sorta di thriller erotico, anche perché all'inizio del film ci sono alcune scene un po' forti e all'interno stesso del film ci sono altre scene che sono piuttosto grafiche, anzi ricordo proprio in tal senso che all'interno dell'opera c'è addirittura un nudo integrale di Thomas Millian, e un film che ha avuto alcuni problemi produttivi. La stessa casa di produzione riuscì a convincere purtroppo Ferrara a tagliare alcune delle scene più cruente e a ridimensionare un po' la storia utilizzando un voice-over, una voce esterna che in qualche modo accompagna lo spettatore all'interno di questo dramma. Il film rimane comunque molto interessante proprio per gli aspetti che ho appena descritto, non solo, ma c'è anche l'interessante colonna sonora di un grandissimo musicista internazionale qual è da sempre Chick Corea. E un film che grazie a Pulp Video su distribuzione CG Home Entertainment è arrivato in un video. Ecco qui un altro interprete molto importante, lui è Charles Durning, un grandissimo attore americano, in questo caso interpreta un ruolo davvero molto, molto nero, molto cupo. Un film che, come dicevo, è arrivato in un video nella versione purtroppo censurata, ma è l'unica disponibile attualmente a mercato in tutto il mondo. È arrivato solo su DVD, versione purtroppo come la girò all'epoca Ferrara, che non è mai stato particolarmente abituato a utilizzare lenti anamorfiche, immagini rettangolari, come vedete l'immagine è quadrata, ma è fedele a come Ferrara la girò all'epoca. Un DVD di qualità discreta, direi, sicuramente gli appassionati faranno tesoro di quest'opera, nonostante la tecnica non sia proprio al massimo delle possibilità del supporto, e abbiamo una traccia Dolby Digital multicanale, 6 canali in italiano, e un'altra speculare, 2 canali sempre in italiano, oppure l'originale è sempre 2 canali in inglese. Purtroppo, come extra, abbiamo solo una galleria fotografica. Il trailer di questo film non è disponibile, ma ho personalmente selezionato alcuni, un'altra manciata diciamo di secondi di questo film, che giusto così per avere un ulteriore sguardo su quest'opera davvero molto particolare. E può partire il contributo video. Quanto terreno ha qui? Ma 2000 metri quadri o 2005, non ricordo. C'è una differenza di almeno 200.000 dollari tra le due misure. I numeri non sono più il mio forte. Come va il golf? Quanto ne vuole?
C'è un'agenzia che ogni settimana mi offre 2 milioni di dollari. Io le offro 2 milioni e 2. Vuole che vada via, Andres? Qual è il suo gioco? Ma comunque sia, il Coconut non è in vendita. Mi piace qui. Perché? Le ho chiesto perché. Io ci vivo qui. È la mia casa. Vive in albergo? Mm-hmm. E ci sto bene. Io non conosco sua sorella. E non ho più visto sua moglie da oltre un anno. E si metta bene in testa una cosa. Non c'è stato niente tra me e sua moglie. Mai. Bene, con un ultimo sguardo su Catchaser, Oltre ogni rischio, questo film, questo piccolo film diretto da Abel Ferrara con un grande Thomas Millian, film del 1989. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, noi ci vediamo la prossima settimana, a presto, ciao! Grazie Claudio, noi ci vediamo alla prossima puntata e adesso rimaniamo sempre in collegamento, si fa per dire, ovviamente una intervista che abbiamo fatto qualche tempo fa a un grande attore, lui è un attore, un doppiatore, produttore cinematografico italiano straordinario, l'abbiamo incontrato al Castello Ursino, un momento bello particolare di una mostra, abbiamo l'intervista in esclusiva con l'attore Flavio Bucci, sentiamo. Flavio Bucci, intanto grazie per la sua disponibilità, attore, doppiatore e produttore cinematografico, per scelta o per necessità? Ma diciamo per scelta e poi perché se ne è data l'occasione, insomma adesso a parte il mio mestiere, la mia professione e poi insomma varie combinazioni hanno fatto sì che sono stato anche produttore appunto con Placido, allora c'era anche Stefano Saltaflores, quindi nel produrre il primo film di Nanni Moretti, insomma, ecco, c'era un po' insomma, questo fatto anche tutto sommato così di ricerca di nuove generazioni, insomma, che poi qualcuno deve pure andare avanti, insomma, quindi raccontare poi le problematiche, diciamo, dell'essere umano moderno, insomma, delle nuove generazioni, mi pare abbastanza, diciamo, normale, ecco, insomma. E quindi è andata un po' così, insomma. Bucci, dal suo punto di vista il cinema come si muove in Italia? Ma guardi, l'analisi adesso così facile e complessa, insomma molto onestamente, diciamo, io in questo caso non so anche dei miei limiti. Lei calcoli questi, io sono del 47, sostanzialmente faccio il mestiere perché per esempio vicino a casa mia primo dopoguerra, io ero ragazzo, ragazzino, se vogliamo, c'era il cinema, allora si faceva il cinema alla rivista, no? C'era il cinema, le ballerine, il comico, eccetera. E quindi, insomma, mi si trovava sempre lì, più o meno, eccetera. Diciamo, adesso non voglio, come posso dire, cioè, si vive epoche in cui anche questo proibizionismo generalizzato, no? Dove tutto è vietato, toglie all'essere umano anche un fatto di esistenza, insomma, adesso ripeto, forse sono io nell'errore, intendiamoci, non voglio, come posso dire, o difendo dei miei limiti, cioè, io andavo al cinema, c'era il comico, c'era le ballerine, c'era la rivista, eccetera, certo, segnano epoche ovviamente, intendiamoci, però adesso io non so, io non entro più in una sala cinematografica, non so, sarà 30 anni, ma che ci vado a fare, non posso fumare, non posso andarci con la nonna e fare, insomma adesso parlo di cose umane, di banali se vogliamo, eccetera, insomma, quindi insomma anche le analisi sono abbastanza complicate a mio modesto avviso, intendiamoci, non sono portatore di nessun messaggio, ma insomma il proibizionismo in generale ha sempre fatto male a tutti, voglio dire, abbiamo casi clamorosi, insomma, oggettivamente, intendiamoci, noi abbiamo lo schiavismo americano da secoli e se per avere giustamente un presidente nero alla Casa Bianca, insomma, no, quindi insomma l'essere umano si muove, punto, punto e virgola e punto a capo, insomma, adesso ripeto, non sono portatore di nessun messaggio, né del bene né del male, ma insomma, francamente,
Il proibizionismo ha sempre fatto male a tutte le generazioni, ovunque, sempre. C'è sempre qualcuno che si alza la mattina e dice da adesso si fa così. E vabbè, insomma, se poi questa è una democrazia è un altro discorso, insomma, intendiamoci. Allora adesso, a parte di io, dico una cosa banale. Allora, queste fanno male, benissimo, non le vende. Non ci sono sali e tabacchi, ci sono solo i sali, non ci stanno più i tabacchi. Insomma, banalmente, voglio dire, intendiamoci, ripeto, non sono portatore di nessun messaggio, tranne quello che così la mia vita, la mia esperienza, le mie conoscenze, eccetera, no? E poi banalmente io dico sempre, c'è una sola cosa che ti uccide, non sai qual è, scusate il termine, ma quanto cazzo devi campare male. Poi dopo ognuno se la canta e se la suona a modo suo, intendiamoci. Non... Parlare con Bucci sicuramente vanno a toccare vari momenti, vari particolari, varie emozioni della vita anche sociale, naturale, quello che c'è. Bucci, lei comunque ha fatto conoscere, adesso parliamo di televisione, al grande pubblico Ligabue. Ecco, ricordiamo per un attimo quei momenti. Ma ovvio... A parte, diciamo, il lavoro che ho fatto, ma è stato ovviamente anche da parte mia una conoscenza di un personaggio di cui così ero all'oscuro, insomma, cose fondamentali, c'erano questi due documentari su Ligabue, sulla pittura, eccetera, abbastanza fondamentali, che mi sono serviti, insomma, nel ricostruire, diciamo, il personaggio e le sue fasi, insomma, e quindi così è stata ovviamente una cosa estremamente importante, a cui sono ovviamente molto legato, no? Su questo non ci sono dubbi, per cui cioè, una strana simbiosi, insomma, su certe cose, no? Ma d'altra parte questo è un po', tutto sommato, così banalmente, se vogliamo, il ruolo poi del mio mestiere, che è quello dell'attore, insomma, ecco, che non è soltanto poi fingere, insomma, ecco, voglio dire, e partecipare, come diceva una volta, no? Parliamo di questa mostra che fra poco ovviamente lei seguirà in un certo modo, spiegherà, cioè, ecco, Notte della Follia è un evento sicuramente bello, straordinario per Catania, per il sud Italia, ecco, come pensa di esporre questa mostra? Diciamo, onestamente io sono anche, diciamo, in una fase in cui così mi accompagnano, mi portano, cerco di dare il mio contributo a quello che è, diciamo, quello che mi circonda, le cose in cui vedo, a cui assisto, eccetera, per quello che sono state le mie esperienze attraverso questo viaggio che ho fatto, quindi, diciamo, sono delle cose a cui ovviamente sono legato, così, che cerco di raccontare, eccetera, insomma, ecco. Diciamo che così, se esperienza posso dire, per conoscenza o meno, noi siamo un paese sostanzialmente così facilmente disponibile nel dimenticare le conoscenze, la conoscenza, insomma, ecco, non, e questo così tutto sommato un po' un male che si fa, come posso dire, al cultura in generale, intendiamoci, ecco, per quello che poi abbiamo avuto come esseri umani, eccetera, insomma, da poeti, voglio dire, scrittori, eccetera, eccetera, adesso l'elenco sarebbe estremamente lungo e complesso, eccetera, però certamente questo c'è stato, c'è, fa parte un po' così della cultura secolare, diciamo, di questo paese, su questo secondo me non ci sono dubbi, insomma, ma diciamo che così sostanzialmente oggi certe domande, anche quello che mi piacerebbe, per esempio, sarebbe avere dei confronti con le nuove generazioni, insomma, ecco, anche per mia conoscenza, voglio dire, non, per capire un po' cosa ci si muove intorno, no? Su che terreno ci si può muovere, eccetera, cosa si può raccontare. E poi appunto è un po' anche un modo di, così, di contribuire o di essere ancora presenti in quello che è più o meno, tra virgolette, senza enfasi, diciamo, un discorso, un viaggio umano artistico, insomma, ecco, questo è abbastanza importante.
Per chiudere, io faccio, le ripeto, faccio un programma che si chiama Cinemania. Avrei piacere che lei salutasse gli amici di Cinemania. Ma questo con immenso piacere, con un abbraccio fortissimo, soprattutto appunto al Cinemania e al Cinemamania, insomma, ecco, a tutto quello che rappresenta, eccetera. E sostanzialmente, se vogliamo, così riaprissero anche un po' i cinema in modo che la gente ci possa andare, e se si riuscisse a uscire un po' dal proibizionismo totale in cui, capito, insomma, sostanzialmente, ma questi ovviamente probabilmente sono solo mie colpe o mie defaillance, come si suol dire, eccetera. Il proibizionismo non ha mai fatto bene a nessuno, insomma, ecco, non, anche a livello di inventiva, eccetera, insomma, capito? Cioè, bisogna camminare tutti ugualmente, eccetera. Forse va bene soltanto a chi gestisce poi il potere, e questo così, tutti ne pagano le conseguenze, insomma, ecco, insomma, questo fa un po' parte di certe dittature, insomma, no? Non... Io la ringrazio moltissimo, grazie a lei, ho avuto un piacere di parlare con lei, perché lei è veramente un'icona straordinaria. Sentire Flavio Bucci sicuramente fa parte della storia del teatro, del cinema italiano e non solo, fa sempre piacere, è interminabile, potevamo ascoltarlo e sentirlo per tante ore, proprio non stanca, perché ci ha raccontato anche a telecamere spente tante belle cose, un pezzo di storia, anche un pezzo della sua vita. Flavio Bucci, bene, era un'intervista che abbiamo realizzato grazie a Ren Garbin per riprese e montaggio. Ritorniamo a Giusy Napoli. Allora Giusy, parliamo ancora di questo burlesque, ritorniamo di nuovo di questo, sì, questa, la mia passione, questa attività straordinaria. Sì. Come nasce questa passione per il burlesque, la tua passione per il burlesque? Allora, la mia passione per il burlesque nasce intanto dal teatro, dal fatto che io avevo interrotto il teatro da un paio d'anni, cercavo qualcosa che mi desse teatro, esibizione, ballo nello stesso momento, e per caso ho trovato su internet subito, come mio carattere fare, senza pensarci, ho preso il telefono, scusate, fate corsi, ancora no, ma fra 6 mesi ci sarà il primo corso a Roma al Micca Club, benissimo, mi prenoto, mi chiamano, ragazza, dopo 6 mesi prendo l'aereo, ciao, e ho fatto 2 mesi di corso. Senti, chiaramente ci vuole un saper fare sicuramente col pubblico, saper comunicare, sì. Perché anche la maschera facciale, come dicevi tutto tu, era importante. Tutto questo si fa appunto attraverso gli occhi e i movimenti del corpo, perché anche il corpo sappiamo che parla, certo. Quindi anche attraverso i movimenti del corpo tu stai comunicando con il pubblico un messaggio, a dire guarda, sono qua, sono la vamp, però tu scherzi, ovviamente non sei, certo, quello che sei, però, certo, è comicità anche, è ironia, tutto, e raccontare quel personaggio in chiave comica, ironica e sensuale. Qual è, ripeto, l'abbigliamento che non deve mai mancare in una esibizione di burlesque? Immancabilmente i tacchi, e le calze e le guépier. Che quelle devono, sempre le calze devono essere tolte in un certo modo, no? Certo, perché fa tutto... abbiamo 7-8 tecniche per togliere tecniche. Le calze, certo. Quindi una tecnica per serata, 8 giorni, una tecnica per togliere queste calze. Sì, sì. Bello, simpatica, sì, sì. Tipo magari a casa con il proprio uomo, togli questa calza particolare. Simpatica questa cosa. Va bene. Ti abbiamo visto ovviamente anche togliere le calze nel video, quindi sì, va bene così. Giusy, noi ci vediamo subito dopo per i saluti finali. Adesso abbiamo, ormai anche consueto, questo video, uno sketch di Jack e Vale che ci parlano, vediamo cosa ci parleranno. Loro fanno parte della coppia Il Matricomio. Jack e Vale, vai. Amore, preparati. Che c'è? Dobbiamo fare il cambio di stagione. No, te lo dico subito, il cambio di stagione anche no. Allora, inizieremo a dividere gli accessori 4 stagioni da quelli stagionali, dopodiché divideremo gli indumenti in macro aree e precisamente biancheria intima e pigiami, costumi da bagno, bianco. Ma scusa, ma se facessi... Le domande alla fine del briefing. Dicevamo, borse, giacche e cappotti, sciarpe, cappelli e guanti, accessori come cravatte, cinture, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la logistica, tu ti occuperai del reperimento del materiale necessario, tra gli altri. Scatole di cartone, plastico, tessuto, sacchi capienti, pennarello, sacchi per abbigliamento di vari tipi.
ghiaccio, detersivi per la polvere, antitarme e ago e filo. Ago e filo? Ago e filo e non discutere. E infine, per ogni indumento dovremo porci le seguenti domande. Mi sta ancora bene? L'ho indossato l'anno scorso? Mi piace ancora? Prego. Posso morire qui subito? No, eventualmente al lavoro finito. Andiamo, 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 andiamo. E con questo abbiamo finito. E quanto dovrebbe durare sta coda dell'inverno? 2 o 3 settimane. 2 o 3 settimane. Vabbè dai, ce la possiamo cavare ripristinando i settori 5 e 10 quinquennio. Dai, 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 a lavoro, a lavoro, a lavoro. Ma no, ma ripensaci, dai, non fa tutto sto freddo poi, dai. Bene, a questo punto abbiamo un collegamento con Cirino Cristaldi, che già lo vedo collegato, ovviamente, perché Cirino non si trova a Catania, si trova sempre in giro nei vari festival del cinema. Perché? Perché Cirino Cristaldi è collegato con noi? Intanto il collega giornalista, scrittore, si muove a 360 gradi attorno al cinema, perché si parla di Cinemigrare. Cinemigrare, l'associazione culturale Non Emmi, in collaborazione con l'associazione culturale Ubitalia e l'associazione Gravinarte, sono impegnati per questo ennesimo evento, la prima edizione del Festival Cinemigrare, una rassegna internazionale di cinema senza frontiere, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania, che si svolgerà il 12 maggio 2017. Cirino, allora parlici un attimo di questo festival straordinario, Cinemigrare, vai. Intanto ti ringrazio, Lucio, saluto tutti gli ascoltatori. Sì, siamo alla prima edizione di questo festival, dalla tematica chiaramente sempre attuale, sempre più attuale, importantissima, quindi immigrazione, integrazione culturale. E abbiamo ottenuto il patrocinio dell'Università degli Studi di Catania, il Dipartimento di Scienze Umanistiche, e appunto il 12 maggio torneremo con la nostra prima tappa, perché il nostro festival, come dice lo stesso nome, Cinemigrare, è anche itinerante, e la prima tappa a Catania, per noi insomma un appuntamento importantissimo, perché Catania è la nostra città. In questa occasione saremo ospiti dell'Università, come detto prima, e avremo a nostra volta degli ospiti importantissimi, come i registi Francesco Di Martino, che ha diretto Ustisso Sangue, Storia più a sud di Tunisi, che è un documentario che verrà premiato per il Cinemigrare. Stessa cosa per Fabio Schifilliti, con la sua supervisione alla regia per il film Al di là del mare, anche lui appunto verrà premiato. E infine un altro dei premiati, degli ospiti premiati, sarà appunto Daniel Pellegrino, un regista londinese di origini italiane, che verrà appositamente dall'Inghilterra, da Londra, per presentare in anteprima internazionale, possiamo dire, il suo ultimo cortometraggio, che è Thor, che quindi insomma andrà a chiudere il trittico, se così possiamo dire, dei nostri registi. E vedremo inoltre un altro cortometraggio che è stato premiato nemmeno un paio di giorni fa al Festival di Regalbuto, il Cinema Fest di Regalbuto, che è Il potere del rosso di Davide Mignella. Anche in questo caso quindi potremo vedere un altro bel lavoro che parla in maniera stavolta irriverente, è una commedia, e che parla appunto di questo argomento delicatissimo. E poi chiaramente come altri ospiti avremo degli importanti relatori e moderatori, il professore Nunzio Famoso della cattedra di Geografia dell'Università di Catania, e Alessandro Aiello della Scuola Fuori Norma, e poi due giornalisti che reputo anche grandi amici, come Andrea Maglia, direttore di Tele Quiz Online, e infine, uno forse lo conoscete, perché si chiama Lucio Di Mauro, chiaramente Lucio ti ringrazio tantissimo, Lucio appunto sarà un altro dei nostri importanti moderatori, quindi siamo anche onorati di averti, con noi bellissima avventura che inizia appunto il 12 maggio. Grazie Cirino, sicuramente l'onore è mio di essere con voi. Allora ricordiamo l'appuntamento venerdì 12 maggio 2017 alle ore 11 presso l'ex monastero dei Benedettini. Ci sarà
nella mattinata Alessandro Aiello, Alessandro De Filippo, Francesco Di Martino, quindi parleremo un bel po' di cinema. Nel pomeriggio invece dalle 18 in poi, sempre nell'aula magna dell'ex monastero dei Benedettini, io sarò in compagnia di Nunzio Famoso, Daniel Pellegrino, Fabio Schifiliti e quindi due grossi registi. Parleremo ovviamente di tanto cinema e c'è anche opere proiettate, quindi ovviamente si parlerà veramente del cinema con la C maiuscola, quindi Cinemigrare, questa prima rassegna. Cirino, quindi oltre Catania poi si sposterà, già è in programma qualcosa, Cirino? Sì, abbiamo diverse tappe in programma, devo dire che questa iniziativa sta riscuotendo insomma parecchio successo anche tra gli addetti ai lavori, di questo ne siamo contentissimi. Proprio due giorni fa abbiamo visto alcuni dei registi impegnati in lavori che parlano appunto di immigrazione e integrazione culturale, e stiamo già programmando le prossime due o tre tappe che momentaneamente ci vedranno impegnati in Sicilia in diverse località, non soltanto a Catania chiaramente, questa era soltanto tra virgolette la tappa iniziale, e quindi presto ne vedrete delle belle, vi potremo aggiornare anche sul nostro sito ufficiale che è www.cinemigrare.it. Il nostro programma Cinemania su Globus Television, puntualmente anche sulla nostra pagina Facebook. Grazie a Cirino Cristaldi, grazie a questo collegamento. Appuntamento, ricordiamo, a venerdì 12 maggio con Cinemigrare alle ore 11 nella parte iniziale di mattina e poi alle 18 assieme a me, assieme a tanti altri registi, assieme a tanti altri appassionati di cinema. Cinemigrare, grazie Cirino, alla prossima, ciao! Giussi Napoli, allora ritorniamo chiusura, l'ultima battuta, cosa vuoi dire ancora una volta per sottolineare la tua bravura, la tua professionalità in campo di burlesque, danza orientale, teatro? Io sono qua, abbiamo detto tutte le cose che so fare, ci tengo più a precisare per chi si vuole avvicinare a questa bell'arte del burlesque e anche, distacchiamo un attimo, anche il fatto dei massaggi, certo. Che insomma, è un mondo da conoscere, che qui ancora, purtroppo in Sicilia, devo dire che non c'è la cultura. Molto, molto serio, professionale, quella di Giussi Napoli in campo di questo. Giussi, per chiudere, tu devi dire grazie a qualcuno nella vita, in genere. Addio, è a mia madre che mi ha creato. Bene. Sì. Bene. Io a questo punto voglio ringraziare Floriana Lauritano e Lorella Franzone, volevo ringraziare tutta la redazione di Globus Television, ma soprattutto lo staff tecnico di Cinemania. Vi ricordo che va in onda tutte le settimane questo programma il venerdì alle ore 21 e poi la replica il sabato e la domenica sempre alle ore 21 sul canale 819. Ricordatevi che il cinema è la vita con le parti noiose tagliate. Da Lucio Di Mauro è tutto, alla prossima. Cinemania!